come si fa? Ma come si fa a pareggiare una partita così che è nervoso? Come si fa? È appena finita Svizzera-Italia, valevo per la quinta giornata delle qualificazioni prossime campionate del mondo del 2022 a Qatar. L'Italia in questo momento rimane salda al girone con 11 punti prima la Svizzera 7, però ricordiamo che l'Italia ha giocato 5 partite e la Svizzera solo 3. Se la Svizzera dovesse vincere tutte e due non ci troveremo al secondo posto. Ma dico, ma come si fa? Innanzitutto buonasera dal vostro grande capitanato. Come si fa a non vincere una partita così quasi sempre dominata? Nel primo tempo Bellagio, Berardi da solo contro il portiere si è mangiato il gol, era in campo aperto. Nel secondo tempo che potevamo sbloccare la partita, purtroppo il grande Jorginho ha tirato veramente malissimo quel calcio di rigore. Come si fa a sprecare così tante occasioni che se avremmo vinto stasera avremmo già chiuso il discorso per il primo punto che ti dà direttamente la qualificazione ai mondiali? Mentre con il secondo posto, ragazzi, e ti devi fare i playoff, l'Italia sì è vero ha 4 punti di vantaggio sulla seconda, ma ricordo che la Svizzera ha 2 partite in meno e potenzialmente se le vincesse tutte e due andrebbe addirittura davanti all'Italia, andrebbe a 13 punti e quindi sarebbe decisiva l'ultimo o la penultimo quando ci sarà Italia e Svizzera e potrebbe diventare un vero spareggio playoff. Un'Italia molto deludente, l'ho vista, non mi è piaciuta per niente. Alla Rai ho detto che è stata una bella Italia nel primo tempo, a me non mi è piaciuta, ha avuto quella bella occasione, una bella occasione con Insigne tiragiro, così non va, non va. Un'Italia che non mi è piaciuta, ha sprecato troppo, troppo, troppo e speriamo ovviamente di non pagarlo troppo. Molto, molto deluso. Mettete un bel like a questo video, chi non si è ancora iscritto al mio canale, iscrivetevi al mio canale. Una buona notte dal vostro grande capitano Napoli, ciao io.